Confesso di essere partito non dall'idea di questa serie, ma dall'idea generale di fare una serie. Cioè, pensando alle cose che diceva Nils prima, sarebbe molto bello se anche altri colleghi si divertissero a sperimentare e ad ampliare i loro lavori in un racconto. Qui abbiamo una strana cosa, l'avete visto, che è veramente un lavoro, credo di non sembrare vanitoso se dico che è originale, perché non lo dico nel bene nel male. Insomma, vedere questi personaggi orientati in una storia e quindi infilati in una drammaturgia che, per quanto strana e funzionante, per me è doppiamente divertente rispetto a fare i soliti show che ho fatto per tanti anni e che riprenderò sicuramente a fare. Ovviamente non intendo abbandonare la fortunatissima, molto clandestina serie di Boris, di cui Mattia è stato autore e anche regista, e io una volta anche partecipato, che appunto sarà vissuta in modo molto clandestino. Mi ricordo che fondamentalmente se lo scaricavano tutti, nessuno lo guardava in televisione. Forse adesso è, grazie anche al traino, al lavoro meraviglioso che è stato fatto con i vari Gomorra, Romanzo Criminale, che hanno mostrato la capacità recuperata in Italia di fare delle cose belle, ma assolutamente all'altezza delle serie, degli House of Cards, eccetera. Sarebbe bello se anche questo genere comedy si sviluppasse, e probabilmente anche abbandonando dei binari un po' antichi in cui è stato. Qui appunto ci siamo divertiti a fare un po' Jekyll Hyde, è un po' un horror coatto, è un po' satira, c'è di tutto. La cosa divertente per me è stata proprio scriverla. E poi il mio ringraziamento va per primo a Edoardo Gabriellini, che si è trovato, credo, questa roba tra le mani e ha dovuto riuscire a capire come raccontarla, come inquadrarla, e anche probabilmente a eliminare un sacco di cose, di eccesso di parole, di verbosità, e riuscire a tenere compatto questo racconto.